Valencia, Spagna, città di mare, città industriale e nel 2007 prestigiosa città di sport. È proprio a Valencia, infatti, che si terrà la 32esima edizione dell'American's Cup. Da quest'anno, la Desafío Español ha una carta in più, la partnership con Soltec, leader italiana nel lavaggio ad ultrasuoni. Andiamo a scoprire il segreto del successo. Eccoci nella base del team di Desafío Español. Uno yacht da regata di tale prestigio necessita di una manutenzione di alto livello. Sono infatti più di 2000 le singole parti che devono essere periodicamente smontate e pulite. Il mare è un ambiente ostile e per nulla favorevole ai sistemi meccanici di ogni yacht da regata. Ecco il perché della presenza costante di Soltec anche nel settore velistico, che con il prestigio del marchio Sonica per la pulizia ad ultrasuoni fornisce garanzia e qualità dei risultati. I particolari meccanici risultano eccezionalmente puliti e liberi da contaminazioni di sale, olio, polveri e grasso. Soltec non è nuova ad esperienze nel settore. Già in occasione della precedente America's Cup 2003 è stata fornitore ufficiale del team di One World Challenge, fornendo un primo sistema di lavaggio ad ultrasuoni sonica per la manutenzione di sofisticati particolari meccanici dei winch. Quali pezzi si possono lavare? In un laboratorio opportunamente attrezzato all'interno della base, vengono trattati con il sistema di lavaggio ad ultrasuoni sonica ingranaggi, sfere e particolari meccanici di ogni tipo realizzati in materiali tecnologicamente sofisticati. La pulizia di precisione effettuata con gli ultrasuoni elimina tracce di qualsiasi sostanza indesiderata anche su acciai inossidabili in vari gradi, leghe in alluminio, leghe in titanio e carbonio, vari compositi laminati e possidici o materiali come il Berlin, Ertalite, Torlon e PIC. Che cosa ha fornito Soltec? Soltec ha fornito alla base di Valencia del team di Desafío Español un sistema di lavaggio ad ultrasuoni sonica completo, una lavatrice ad ultrasuoni di piccola dimensione con tecnologia Swift System per il lavaggio di piccoli oggetti meccanici, una vasca di risciacquo con acqua pulita e demineralizzata e un sistema di dewatering per l'asciugatura, la lubrificazione e la protezione dei particolari. A fianco sono sistemati tre identici modelli di maggior dimensione per il trattamento di particolari assai più grandi. Come funziona il sistema di lavaggio? Le parti meccaniche da lavare, smontate dal personale tecnico del team, vengono posizionate in cestelli in rete inox e quindi immerse in vasche di lavaggio ultrasuoni sonica per 15 minuti, con appositi detergenti, frutto dell'esperienza della ricerca Soltec di questi ultimi anni. Il sistema sonica, attraverso speciali trasduttori piezoelettrici, trasmette al liquido detergente Winch Cleaning un intenso campo ultrasonoro ad una frequenza di ben 40.000 oscillazioni al secondo.
queste oscillazioni generano nel liquido una moltitudine di bollicine di gas, che implodendo per l'enorme pressione acustica, creano un fenomeno detto cavitazione ultrasonora. Come vediamo dalle immagini, l'energia d'urto delle bollicine genera dei veri e propri streaming di cavitazione che microspazzano il materiale ad altissima frequenza. È così possibile pulire perfettamente qualsiasi oggetto, interessando anche cavità e punti difficilmente raggiungibili con altri sistemi di pulizia. Dopo il lavaggio, il cestello viene immerso in una vasca di risciacquo con acqua pulita per eliminare i residui di detergente. Infine, i pezzi vengono sottoposti al trattamento di asciugatura e protezione con sistema dewatering in apposite vasche. Il processo avviene grazie ad un prodotto chimico ad hoc che rimuove i residui d'acqua dal pezzo meccanico e rilascia su di esso uno strato protettivo di soli 0,36 micron. Questo strato impedisce l'ossidazione del materiale e facilita le operazioni di lubrificazione e ingrassaggio. 12 anni sono passati dalla fondazione della Soltec, azienda animata dalla passione per la qualità e soprattutto dall'entusiasmo che hanno portato il marchio Sonica a diventare uno dei più grandi protagonisti del proprio settore in pochissimi anni. Ed ora, con Desafio Español, si riparte per una nuova avventura nell'America's Cup 2007. Un'ulteriore occasione per continuare a migliorarsi e a valorizzare il know-how acquisito nel corso di questi anni, affinché la marca di un successo duri nel tempo.